magari una partita così non c'è più niente da dire, c'è solo da guardarla, da gustarsela, da lasciarsi trascinare. È Roma-Inter, è la partita a scudetto. Benvenuti all'Olimpico da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La palla è sul secondo palo, colpo di testa di Burdisso! Daniele De Rossi, 1-0 per la Roma! Non ha tenuto la palla Giulio Cesar e De Rossi da 2 metri! È riuscita a saltare perché ha grandi saltatori la Roma, però mi sembra, Fabio, lo voglio rivedere, che il portiere qui non è stato preciso, non era fortissimo il colpo di testa, gli è sfuggita la palla e sono arrivati ad attaccarla questa palla in tanti giocatori della Roma ed è proprio De Rossi che va a spingerla in fondo. Vucinic viene in mezzo, Vucinic a destro, deviato e palla sul fondo di niente. Rise! Un bolide di Rise! Ma invece Vucinic! E Giulio Cesar questa volta riesce a deviare bene. Palla verso il centro, traversa clamorosa per l'Inter! La palla è ancora lì! Si alza il campanile con Juan! È stato Samuel a colpire la traversa! Maicon, palla ancora buona, qua la mette fuori, clamorosissima, palla gol per l'Inter, Lucio sul fondo. Eto'o cerca il corridoio per Milito che calcia, Giulio Sergio. Pallone centrale per Milito, la palla passa, c'è Snyder, Snyder a sinistro, Giulio Sergio. Vucinic, Toni! Snyder interno, posizione regolare, salvataggio, doppio rimpallo, ancora Snyder in aria, sempre traversone, Diego, Milito, 1-1. Rivediamo tutto, ma c'è un fuorigioco nettissimo di Milito su questo pallone. Devo dire... Anche di Pandev. E anche di Pandev. Era anche di Pandev il fuorigioco. Sì. Clamoroso. Palla dentro Milito, posizione regolare, Giulio Sergio. Arriva il traversone ancora per Toni, Lucio, c'è Taddei al volo di destra, la palla è lì, Toni, Luca! Toni! 2-1! Calcio strano, Fabio. Taddei certo sbaglia il tiro perché il tiro sarebbe andato fuori sui piedi di Toni, solo sul dischetto del rigore l'ha calciata bene, ha fatto un gran gol. Maicon cerca la profondità per Eto'o, grande aggancio di Eto'o, Eto'o! Grandissima giocata di Eto'o. Totti pensa al tiro, poi invece scodella, Maicon, brutta palla, intervento di Giulio Cesar, non c'è fallo secondo Morganti, ammonizione per Brighi per simulazione. La palla passa in qualche modo, arriva Milito, palo, clamoroso! E Morganti dice che finisce qui, l'urlo dell'Olimpico!